Roma di 27 aprile 1944. Il Tribunale Militare Germanico infligge la pena di morte mediante fucilazione alla schiena ai seguenti imputati: Capitano di artiglieria Fabrizio Vasalli di Arturo, anni 36. Tenente Salvatore Grasso di Salvatore, anni 23. Sergente Maggiore Corrado Vinci di Crispino, anni 25. Radiotelegrafista Francesco Bergamino di Alfredo, anni 23. Giordano Bruno Ferrari di Ettore, pittore, anni 57. L'assistenza spirituale per i morituri è affidata a padre Mario Nasali Rocca. Figlioli, in questo momento terribile mi unisco a voi per il conforto dello spirito, in nome della Santa Madre Chiesa, per confessarvi, impartire l'assoluzione dei vostri peccati e darvi la comunione. Amen. Ne manca uno. Chi di voi non si è confessato? Sono io, padre. Giordano Bruno Ferrari. Non ti conosco. Chi sei? Sono il figlio di Ettore. Ettore Ferrari, il gran maestro della massoneria. Rifiuti il pensiero di Dio? No, padre. Il nostro Dio è il grande architetto dell'universo. È sapienza, bellezza, virtù. Gli dobbiamo rispetto e consapevolezza. Mai un dubbio? Ho vissuto con questi valori. Li ho ereditati da mio padre. Li ho condivisi con i miei fratelli in loggia. E forte di questi valori voglio morire. Se Dio è il valore etico assoluto in cui credi, posso benedirti ed ora abbracciarti. Tre volte, padre. Non abbraccio il sacerdote, abbraccio il fratello. A forte bravetta per l'esecuzione. Guardate laggiù, un intero campo di papavero. Che profumo, padre. Lo sente? Li stavo dipingendo quando mi hanno arrestato. Li ho dovuti lasciare, orfani, prigionieri della tela che rimarrà incompiuta. Come la vita. È come se l'arte mi salutasse. Anche i papaveri sono venuti a dirmi addio. Forte bravetta. Capolinea. Giù tutti. Padre. Dimmi, Ferrari. Diti alla mia famiglia che muoio forte dei profondi sentimenti massonici. E te, padre, voglio ringraziare per avermi invitato a riflettere sul grande architetto dell'universo. Legateli alle sedie. La fucilazione alle spalle, no. Bendateli, siete dei traditori. No, patrioti, nessuno di noi ha paura di morire. Alle spalle, no. Fascisti. Vigliacci. Viva i nazisti. Morte a Hitler, morte a Mussolini. Viva l'Italia. Viva l'Italia. Viva la libertà. Plotone, attenti. Scaricate. Mirate. Fuoco. Tolte dal loro patibolo, le salme vengono rinchiuse in fragili casse di legno, caricate sul furgone e portate al Verano per essere messe in una fossa comune e sepolte più in basso dei morti civili, a 6 metri. Nessuno, né oggi né domani, potrà rintracciarle ed i loro cari non sapranno dove piangere. Ma la storia, a volte, ha il potere di ridare la dignità anche a chi è morto per aver scelto di vivere a testa alta.